attorno per me è una emozione grandissima, perché sono stato l'ultima volta 15 anni fa alla cantina, qualcuno di voi forse c'era, no, è stato di pomeriggio, e mi ricordo che alle 10:30 venne il direttore e mi disse: guardi, dobbiamo chiudere. Settima, alla settima ligiata. Dice: no, alle 10:00, ma come cazzo facete? Chiama cantine aperte e li chiudete alle 10:30. E quindi abbiamo fatto l'overtime, abbiamo chiuso più tardi. Ma questo è un piccolo ricordo, però il centro di Tollo non lo riconquistavo da tanti tanti anni, dalle mitiche serate nell'anfiteatro che portava una firma di un amico che non c'è più, che si chiamava Gino Di Pino. Tollo, mi spezzo ma non mollo, è un pezzo della mia storia almeno da 50 anni, perché 50 anni fa io avevo 14 anni, era un anno importantissimo, perché era l'anno in cui diventava DOC il Monte Pulciano d'Abruzzo. Vorrei un applauso pure per il Monte Pulciano, 50 anni e non li dimostra. Beh, 50 anni fa io, insieme a Angelo De Usagno e Ivano Di Chionno, che stanno lì a Gozzovigliare, ci siamo conosciuti in seminario, e ringraziamo il Padre Eterno che già fatto fa frate a tutte e tre. Ah, ve lo immaginate? Il fallimento per la Chiesa Cattolica, sicuro. E poi tanti altri ricordi, un altro bellissimo, grazie a un tollese, anche quest'altro amico non c'è più, 1980, per la prima volta vado nel Sud America e conosco il fondatore della colonia degli abruzzesi di Caracas. Un applauso a Antonio Di Pietro di Santa Lucia, andato via pochi mesi fa insieme ad Antonietto. Vabbè, insomma, se parliamo, ci siamo fermati prima, e ti ricordi a Las Vegas, non mi posso scordare, hai fatto una serata, non mi ricordo come, un capodanno dentro a Las Vegas, per noi allora era Hollywood, là, capito? Poi abbiamo fatto una serata addirittura in discesa, là in Gisteu Lubalc, su una sedia. Ma questo per dire che a Tollo l'importante è tenere un po' di tempo, fino a che dare diventa spettacolo, perché lo spettacolo siete voi, che siete ben disposti ad ascoltare. Sti ragazzi che ho portato stasera con me sono molisani, non so se ve lo hanno già detto. Avete detto. Allora, Giuliano, che è il capo orchestra, mi ha telefonato durante le prove e mi ha detto: portami a suonare sempre in Abruzzo. Ho detto: perché? Ho detto: perché un attimo, una prova, e abbiamo trovato un'atmosfera straordinaria. Ho detto: lo so, ma è Tollo che è straordinario. Ho tantissime altre storie, ci tengo pure le parenti a Tollo, tra l'altro, e anzi oggi una mia cugina di secondo grado fa pure gli anni, faccio gli auguri, non la vedo, Francesca, beh, ti faccio gli auguri a nome mio per il tuo compleanno, anche da parte di Carol, di Nausica e di Nicole. Grazie tesoro, grazie di esistere, a te, tuo papà, a tu, cioè mio cugino proprio di sangue carnale, cioè. Quindi quante storie ci dico, ma se scendo a uno vi conosco tutti qui. E allora lo so che il tempo è quello che è, e possiamo stare solo fino all'una, ha detto il farei un applauso al sindaco che mi ha voluto qua. Grazie Angelo. Mi prestate una chitarra? No, non vi preoccupate, lo so che. Lo so che siete venuti a fare.
mi dimenticavo, c'è Gabriele Di Clerico che non ho salutato, è importante perché sta la cassa. Gabriele, eccolo là, grande poeta. C'ho ancora una lettera tua di 20 anni fa scritta con una carta gialla dove mi dicevi sono un contadino e ti sono risposto i pure. Solga Hastings senza terra. Si sente? Gli avevi detto di morirli stasera, che almeno se ci suonavano. Allora, io lo so che... Ma chi ce l'ha messo sto gengiro? Io lo so che siete venuti a sentire le cazzate, però, purtroppo molti di voi lo sanno, io ho scritto 61 canzoni abruzzesi e dalla faccia vostra vedete che non ve ne frega niente. Ma pur se non ve ne frega, io sono scritto uguale. E se le ho scritte, a cacchetun le ha fa sentire. Ma mi dispiace che siete capitate voi, ma no, tutte 61, una trentina. Allora, la prima canzone che ho scritto, l'ho scritto nel 1976 sotto la capanna. No, la capanna è venuta dopo perché... no veramente, perché all'epoca papà teneva la vigna, ma per fare, guardate ragazzi, è stata una lotta in tutta Italia e all'estero far capire che cazzo è la capanna, perché tutti quelli mi dicevano Bettelemme, no la capanna, l'uvolo viene la capanna, è inutile a dire, e la capanna è una cosa che teniamo solo noi, ce la teniamo e ci veniamo là sotto e facciamo quello che sa da fare. Come mi ha detto una volta un prete, ero lì due la notte, mi aveva pagato, mi ha fatto tutto, mi ha detto me, mo, e ma fa quello che sa da fare, siete padre, che ma fa? Metto l'upello sopra l'upello, sa da mettere le cose della notte, che ma fa? Siete fregate, ma detto no, ma guardate, detto, guarda le pinnizze del luccio, l'upello sopra l'upello, che ma mette, dice mi dormi, siete scusi padre, ho peccato. Allora, la prima canzone che ho scritto tanti anni fa, come sapete me l'hanno fregata gli americani, Elvis Presley, la conoscete. Lui l'ha tradotta e l'ha intitolato Tutti i frutti. Ho capito perché è trassato lo spazio, che di qua ci sta un bagno, lo vero? La prossima, di qua sta. Se ne fai stavo in...